Grazie. Questo poi ci incrocia con i coordinatori. Cooper, qui, c'è Mantovani. Bene, posso cominciare, Ruggero, grazie. Buongiorno a tutti, è un grosso piacere per me aprire questo importante seminario organizzato qua in Bocconi con la collaborazione della Fondazione Magnoni, il cui presidente Ruggero Magnoni è qui con noi, e saluto Ruggero primo come amico, secondo come bocconiano, ma forse più importante per l'evento di oggi perché testimonia con la sua presenza e la sua esperienza nel settore quanto anche questa università creda al tema di cui oggi andrete a dibattere, cioè il valore sociale e la sua misurazione. Un ringraziamento ovviamente anche agli altri partecipanti che faranno parte del panel, e li cito in ordine alfabetico: Carlo Borgomeo, presidente Fondazione Con il Sud, Roberto Drago, presidente Fondazione De Agostini, il presidente Giuseppe Guzzetti, presidente della Fondazione Cariplo, Marco Morganti, amministratore delegato e direttore generale di Banca Prossima, e ringrazio Marco perché è un forte supporter della campagna di prestiti d'onore che la nostra università ha lanciato anni fa, e posso dire non è molto noto in Italia, ma noi siamo l'università che concede più prestiti agli studenti in Italia. Stiamo ampliando questa opportunità, e mi sembra un contributo sociale anche questo, Ruggero, la stiamo ampliando anche agli studenti stranieri. È chiaro che fare prestiti dall'Italia a studenti stranieri comporta da parte degli istituti un livello di rischio molto superiore, del quale l'università si rende conto ed è disposta ovviamente a coprire una parte anche rilevante di questo rischio. Ma è un rischio il cui ritorno ci sarà sicuramente. Portiamo studenti stranieri in Bocconi, questi studenti creano un clima internazionale. Naturalmente, come voi sapete, la nostra regola è una selezione rigorosissima, quindi sono studenti di alta qualità, torneranno nei loro paesi come ambasciatori anche di un pezzo d'Italia, certamente di un pezzo d'Italia accademica e di qualità. Quindi crediamo che sia un investimento sul futuro. E poi infine Riccardo Bonaccina, presidente Vita Società Editoriale, che modererà il dibattito. Io ho letto con molta attenzione il rapporto che vi verrà presentato e non voglio dilungarmi perché sarà compito poi del professor Perrini e della professoressa Claudia Vurro spiegarlo più in dettaglio, e poi il panel andrà nel dibattito. Ma mi sembra che questo rapporto sottolinei due temi importanti che si applicano moltissimo alla nostra università. Noi abbiamo fatto partire questo tema dello sviluppo del management e delle metodologie per il non profit anni fa, e quindi possiamo dire che in Italia forse siamo stati gli antesignani, se posso dirlo. Oggi questo programma partito anni fa ha un grosso successo, non solo perché lo spinge l'università, ma soprattutto perché gli studenti vengono con grande entusiasmo a partecipare a questi programmi. Quindi siamo convinti che si sta sviluppando anche nel settore a valle, nel mercato, una professionalità di grandissimo rilievo. Naturalmente Bocconi stessa è un ente non profit. Noi forse abbiamo un'immagine un pochino snob, un pochino elitaria, ma vi posso garantire che la nostra realtà è una realtà pesantemente, in modo importante, non profit. Noi eroghiamo ogni anno 24 milioni di sussidi, sia in esenzioni che in borse di studio, ai nostri studenti. Circa 2.000 giovani che studiano qua beneficiano a diverso titolo di questi sussidi. Quindi non c'è dubbio che ci muoviamo verso il sociale. Ma d'altra parte il prodotto dell'università, mi fa piacere qui vedere il mio amico Sergio Dompè, che è un grande, la figlia laureata nostra, si occupa anche loro di sociale. Quindi a me fa piacere vedere che generazioni giovani e poi i figli si avviano, partendo dalla Bocconi, al settore del sociale. Mi fa molto piacere, vuol dire che il prodotto volgarmente Bocconi è un prodotto sociale. Il nostro laureato è per definizione, prima
lo sviluppiamo per se stesso, gli diamo degli strumenti anche etico-morali e di comportamento con cui affronterà il mondo, ma poi va in Italia, va in Europa, va nel mondo. Quindi questa globalizzazione dell'università equivale a una globalizzazione del messaggio sociale dell'università. D'altra parte ci rendiamo conto che nel sociale si compete per le risorse, si compete per i talenti, quindi i modelli organizzativi, le strategie e i modelli applicativi sono molto simili al mondo del business. Non è più l'artigianato del sociale, diventa la professione manageriale del sociale ed è quella su cui l'università sta lavorando. Ovviamente l'università stessa deve darsi delle metodologie e una visibilità e una accountability relativa al settore che vuol sviluppare. E quindi è con piacere che sottolineo che con il rettore Sironi abbiamo lanciato un Sustainability Committee, il cui responsabile direi è il professor Perrini, di cui fanno parte docenti, struttura amministrativa e studenti. Quindi nel Sustainability Committee abbiamo studenti che fanno parte dell'organo direttivo e abbiamo cominciato a pubblicare sul nostro sito un Sustainability Report, il quale significa che prendiamo responsabilità di quello che facciamo, cominciamo a parlarne all'esterno e naturalmente quando si dichiara la mano bisogna poi saperla giocare. L'augurio che la Bocconi la sappia giocare come sicuramente la sapete giocare voi. Grazie per la presenza. Grazie. Grazie Bruno, e grazie anche per aver ufficializzato questa mia prima uscita da responsabile del Comitato per la Sostenibilità dell'Università Bocconi. E metto la presentazione. Quindi la Bocconi si è dotata di un organo in stretto contatto con il rettore e l'amministratore delegato, ma che per la prima volta ha in pari numero gli studenti. E quindi cercheremo di aiutare l'università, ma soprattutto gli studenti che la frequentano, ad avere una vita migliore dal punto di vista sia sociale che della sostenibilità ambientale. Proprio della vita, della salute nell'università. Cosa devo presentarvi oggi? Da un po' di anni stiamo studiando il tema della misurazione sociale. Perché la misurazione sociale? Perché come si è detto, se è vero che il sociale diventa sempre un settore, un'area più importante all'interno delle imprese, ma anche all'interno del non profit, è necessario competere per le risorse. Competere per le risorse finanziarie, competere per le risorse umane, competere per tutte le tipologie di risorse, quindi è necessario avere gli strumenti manageriali. Per avere strumenti manageriali, almeno primo anno qui in Bocconi, noi insegniamo che bisogna misurare e quindi bisogna avere degli indicatori, altrimenti dopo un anno, dopo due anni non sai che cosa è successo, come è cambiato il tuo stato dell'arte, il tuo mondo, la tua società e così via. E da qualche anno stiamo studiando il tema della misurazione sociale nell'ambito del CRESV, dove ci occupiamo ovviamente di sostenibilità, di responsabilità sociale, eccetera, in particolare nell'ambito della social entrepreneurship e della filantropia attiva. Quindi grazie alla cattedra finanziata dalla Società Italiana di Filantropia, che ha due main sponsor, la Fondazione Dinamo. L'anno scorso abbiamo in un convegno analogo parlato dell'iniziativa di Enzo Manes con il ministro, l'allora ministro Grilli e la dottoressa Moratti, il Dinamo Camp, e quest'anno invece abbiamo cercato di andare oltre e arrivare a quantificare degli indicatori per il campo nel cortile, un'iniziativa lanciata da Fondazione Magnoni un po' di anni fa con tutti i partner che seguono in questa tavola rotonda che ha già nominato il nostro amministratore delegato. Quindi l'obiettivo della mia presentazione è evidenziare perché oggi, diciamo, è necessario misurare anche nell'ambito degli impatti sociali.
Chiaramente la crisi ci ha messo del suo, siamo in un periodo dove le risorse sono sempre più scarse, quindi se c'è competizione e risorse scarse, la necessità di misurare aumenta. In controtendenza rispetto a quello che è successo negli ultimi anni, invece c'è un crescente interesse sul tema della filantropia. Tipicamente si parla di crescente interesse sulla filantropia quando le cose, diciamo, non vanno bene, ma rispetto ai precedenti momenti di crisi, quando arretrava l'economia e arretrava la filantropia, per la prima volta di fatto cosa è successo? È arretrata l'economia, ma la filantropia è sostanzialmente crescente. È crescente, e i numeri più recenti ce lo dicono, perché sono partiti una serie di movimenti che hanno fatto incrementare la cultura della filantropia attiva. Come è stato detto, la Bocconi, ce lo dimentichiamo spesso, nasce da un atto di filantropia attiva di Ferdinando Bocconi nel 1902, quando decide di vendere i suoi magazzini generali, oggi Rinascente, e con quei denari creare l'università per formare le generazioni future alle professioni commerciali e all'industria che si andava affermando in quel periodo. Oggi la sfida è creare ovviamente dei manager del mondo delle imprese e del sociale con un'attenzione a questi temi. Dicevo che la cultura della filantropia e l'incremento dei donatori è collegato a tutta una serie di soggetti che tipicamente oggi concentrano la ricchezza nelle loro mani. Infatti ho portato qui una citazione di Warren Buffett piuttosto che Bill e Melinda Gates e così via. Una serie di soggetti molto molto ricchi, come avveniva in passato, donano cifre importanti dell'ordine di qualche miliardo di euro. L'anno scorso, cioè nel 2011, la filantropia ha raggiunto un monte di 39 miliardi di euro. In questo avanzamento della filantropia, non, come sempre, diciamo, il mondo si muove a macchia di leopardo. Ovviamente a macchia di leopardo vuol dire che ci sono dei paesi che vanno più velocemente e che sviluppano tutto un sistema culturale che arriva anche alla misurazione, tipo gli Stati Uniti, tipo l'Inghilterra, e altri paesi che, diciamo, seguono o sono indietro. Secondo il World Giving Index, sui dati del 2011, l'Italia è al 104esimo posto. Quindi facciamo finta che la statistica sia sbagliata, che potremmo come al solito discutere, correggere, eccetera, però se siamo la settima, l'ottava economia del mondo, non possiamo essere al 104esimo, anche facendo tutte le correzioni che vogliamo fare. Sicuramente è ovvio che ci sono delle differenze culturali tipicamente legate al welfare state, e quindi quello che viene registrato come filantropia nel mondo anglosassone qui probabilmente non viene registrato, perché ci sono tutta una serie di ammortizzatori del welfare, sia pubblici che religiosi e quant'altro. Però è chiaro che da essere tra i primi 10 arrivare al 104esimo posto qualche problema c'è. In una recente ricerca portata avanti dall'Università Bocconi si evidenzia come l'impegno vorrebbe essere crescente da parte dei donatori, ma molti, sintetizzo con parole non troppo accademiche, non fanno filantropia perché non sanno che fine fanno i loro soldi e quindi che impatto sociale hanno. Che significa che io vorrei fare filantropia ma non la faccio perché non ne conosco l'impatto sociale? Vuol dire che manca di nuovo l'indicatore di misurazione. E quindi anche Warren Buffett dice: è più facile fare i soldi che scegliere come fare le nostre donazioni. Nell'ambito della cattedra, il tema che noi portiamo avanti a tutti i livelli è quello dell'accountability, cercare di condividere una serie di riflessioni che possono fare sia i filantropi, gli investitori, sia le istituzioni, ma anche e soprattutto coloro che poi sono i prenditori dei denari, siano essi completamente no profit, pubblico o privato, o le stesse imprese che fanno iniziative di CSR. Quello che è importante, come dicevo prima, lo insegniamo noi qui, ce l'hanno insegnato dal primo giorno, che è importante la contabilità, quindi dar conto verso l'interno e verso l'esterno. Questo proprio per aumentare l'impatto della filantropia attiva.
La risposta univoca non c'è, perché mentre se parliamo di finanza tra trader, tra investitori, alla fine ci sono una serie di indicatori condivisi, molto criticabili, però tutti li conoscono, il price earning, il ROE, il return on equity, quindi se io lo applico in banca, il rendimento sulla mia partecipazione in banca o il rendimento sulla mia partecipazione in una società che produce vernice, quello che volete voi, alla fine c'è un linguaggio che può diciamo rendere comune. Quando invece parliamo di impatti sociali o comunque di indicatori sociali ed economici insieme, il problema diventa diverso, perché il problema dello stakeholder, per esempio, ambientale nell'ambito di una banca è completamente diverso che gestire uno stakeholder ambientale in un'azienda farmaceutica piuttosto che in un'azienda di vernici, come dicevo prima. È chiaro che l'impatto sull'ambiente di chi produce delle vernici è completamente diverso dell'impatto che può avere sull'ambiente una banca. Portiamolo questo esempio nel sociale, e quindi dico: io come filantropo destino una parte delle mie donazioni al Dynamo Camp che ho citato prima, a un campo nel cortile, e aggiungete tutte le iniziative che volete. È chiaro che anche qui, come faccio a misurare? Devo identificare quali sono gli stakeholder rilevanti, ma non sono gli stessi, ma mentre prima avevo un framework che deriva dal bilancio, dalla storia aziendale, eccetera, adesso come faccio a capire se dono 100 euro al Dynamo Camp, che differenza c'è tra donare quei 100 euro, a parte la parte valoriale, ovviamente sto andando oltre questa parte qui che ognuno di noi poi decide in base anche a altre, però se volessimo oggettivizzare, come faccio? Ovviamente non posso usare un price earning, un return on equity, perché sono attività no profit, addirittura a volte come nel Dynamo Camp nessuno paga nulla, cioè l'utente non paga, e quindi bisogna diciamo cercare di trovare delle maniere per condividere questi modelli di valutazione degli indicatori. Non è importante solo da questo punto di vista, è importante anche perché se noi entriamo un po' più nello specifico e nel dettaglio dei soggetti che operano in questo settore, vediamo che i soggetti sono variegati, non è più un rapporto univoco donatore, filantropo privato, per esempio, verso la Onlus o verso l'associazione o l'impresa sociale, ma sta diventando un mercato organizzato. Scusate il termine mercato, a molti non piace, però comunque ci sono diversi soggetti che organizzano questa filiera, e quindi ci sono grazie a delle iniziative molto interessanti delle banche addirittura che si dedicano al sociale, come Banca Prossima, che abbiamo qui diciamo l'amministratore delegato, ma anche gli ideatori, le fondazioni Cariplo che sostengono questa iniziativa. Addirittura quindi si potrebbe replicare, se io sono un'impresa sociale che prende donazioni, non dico che ho un mio capitale sociale, ma posso anche indebitarmi, ma con quali indicatori mi presento dalla banca? Solo con degli indicatori di tipo economico, probabilmente l'impatto sociale è importante. Si sta diciamo organizzando il mercato della filantropia, scusate il termine, ma ripeto, è più semplice per me. C'è la filantropia, quella che fa donazione e poi si scorda di quello che è successo, c'è filantropia retail, noi con il nostro telefonino doniamo i 2 euro, è chiaro che se dono 1 milione rispetto a 2 euro, quando dono 1 milione chiedo diciamo di sapere qualcosa, diciamo solo per la soddisfazione di sapere dove sono andati a finire, ma per capirne l'impatto sociale, questo è il tema. Si organizzano degli intermediari, si creano dei fondi dove invece di esserci degli investitori ci sono dei filantropi, e anche questi soggetti bisogna rendicontare, cioè che cosa sta facendo il fondo, investe in imprese sociali, le imprese sociali hanno dei risultati, sì, bisogna restituire. Quindi il coinvolgimento, sia esso diciamo più o meno elevato, quindi verso un modello di filantropia attiva dove oltre ai denari si dà qualcos'altro, quindi si partecipa all'iniziativa, al di là diciamo della tipologia di coinvolgimento, secondo noi è sempre più importante avere degli indicatori.
Questo è diciamo, un esempio mutuato dal cosiddetto venture capital sociale, dove evidentemente i diversi passaggi, cioè i filantropi, lo strumento fondo, le imprese sociali sulle quali si destinano i denari, dove si investe per avere un cambiamento sociale, chiaramente necessitano di un monitoraggio continuo delle iniziative, delle performance, per poter far sì che si crei questo circolo, chiamiamolo così, virtuoso tra donatori, operatori e impatto sociale. Il concetto è molto semplice, quindi se io investo, dono 1 milione di euro, questo 1 milione di euro deve essere utilizzato al meglio in maniera efficace ed efficiente, facendo sì che ne so, i bambini trattati aumentino tutti gli anni, affinché l'impatto sociale aumenti ogni anno. A livello europeo c'è tutta un'organizzazione che si chiama European Venture Philanthropy Association, che porta a un numero elevato di operatori, 75 fondi organizzati, 1-2 in Italia, un numero ulteriore superiore a 400 credo di fondazioni, il numero ovviamente è inferiore in Italia. E se andiamo a guardare chi fa venture philanthropy, tradotto in italiano filantropia attiva, con indicatori di misurazione di impatto sociale, questi numeri diventano ancora più piccoli. Non vi voglio annoiare con quante volte nel venture capital sociale diciamo così è necessario, c'è rendicontazione annuale, infrannuale, sostanzialmente più ho strumenti di reporting interessanti e che producono numeri di impatto sociale interessanti, più dovrei diciamo rendicontare. Anche qui il tema è, dipende dalla tipologia di impresa sociale, cioè quindi se io faccio un lavoro estivo tipo il Dynamo Camp, è chiaro che forse una rendicontazione annuale è sufficiente. Se invece faccio un lavoro giornaliero posso anche arrivare a fare una rendicontazione trimestrale. Nel mondo dell'impact investing, come viene definito dalle banche d'affari, questa tipologia di investimento che sta diventando a livello internazionale un asset class, quindi si dice un investitore alla Warren Buffett dovrebbe investire il 5-10% dei suoi denari in filantropia, filantropia pura, donazione senza alcun tipo di ritorno, invece un altro pezzo dovrebbe andare negli investimenti nel sociale, dove non si aspetta un ritorno, diciamo, economico, quindi l'IRR del 20, del 30, ma si aspetta di aiutare iniziative che a loro volta sono in grado di creare altre iniziative, ma che soprattutto, come dicevo prima, abbiano un impatto cruciale sul sociale. Quindi Iris è il network che sta studiando questi temi, c'è il Global Impact Investing Network, che è un'associazione molto importante, che sta studiando degli standard, dei framework condivisi tra diversi paesi e diverse iniziative. Credo che gli italiani in questo Global Network siano uno o due, e in Italia però diciamo, non è che non ci siano iniziative, ce ne sono, tra cui cito per esempio i social bond di UBI. Ok, cosa sono i social bond in tre parole? Cioè si chiedono dei denari da destinare a iniziative sociali. Allora è ovvio che, come nel mercato, dopo se c'è un bond devo restituire l'obbligazione, e lo devo restituire con cosa? Con un rendimento, punto, o siccome l'ho chiamato social bond devo restituire anche un ritorno sociale, altrimenti io investo nelle obbligazioni normali. Cosa restituisco? Devo dare degli indicatori, e quindi ancora di più la necessità ulteriore di mettere a fattor comune un framework per misurare questi ritorni, questo impatto sociale. Qui eravamo partiti un po' di anni fa, Ruggero lo sa, nel 2004, quando abbiamo lanciato la definizione di social entrepreneurship, dove in estrema sintesi diciamo
tutto quello che c'è va bene, c'è tutta una serie di iniziative che sono molto interessanti, però ormai è necessario, diciamo, cambiare un po' le logiche. Se si vuole fare social entrepreneurship, ovvero innovazione sociale, le imprese da un lato e il settore, terzo settore dall'altro, devono partire con un nuovo processo di integrazione dove si mette il bello del privato, del sociale, con il buono delle iniziative privatistiche, per far sì che si abbia un approccio professionale, efficace, efficiente e produttivo per produrre innovazione e iniziative sostenibili. Ma chiudevamo dicendo: il successo dell'attività è misurato dall'impatto sociale della stessa. Dico una cosa che tutti sanno: non sapevamo come misurarlo, l'avevamo sparato lì perché la teoria manageriale ce lo diceva. Dopo quasi 10 anni cerchiamo di arrivare ad una risposta. Nel frattempo altri ben più importanti di noi, tra cui il premio Nobel per la pace, professor Mohamed Yunus, fondatore di Grameen Bank, dice: in realtà il futuro è fare innovazione sociale grazie al social business, quindi mettere insieme il bello del no profit e del terzo settore con... E indica 7 principi. Per farla breve, anche lui dice: ragazzi, però alla fine bisogna misurare. Che cosa bisogna misurare? Facciamo un po' di accademia e poi andiamo a vedere i numeri. Bisogna misurare, tutti dicono, il valore sociale creato. Bene, qui c'è anche un problema di definizione, di volta in volta, iniziativa di iniziativa, di qual è il concetto di valore sociale creato. In realtà, dal punto di vista della letteratura, questo concetto rimanda alla capacità di ogni organizzazione di determinare un cambiamento tangibile e duraturo, quale risultato dell'azione in un dato ambito. Duraturo. E qui la parola sostenibilità, che rientra dal fatto che anche le iniziative sociali o no profit devono comunque avere degli indicatori che le fanno sopravvivere nel medio-lungo periodo, al di là, diciamo così, della donazione iniziale. E quindi di nuovo inserire dei concetti di pianificazione e di controllo tipici dell'azienda. Quindi la funzione di misurazione ritorna a essere, diciamo, importante. E come dobbiamo fare? In estrema sintesi, dovremmo identificare per ogni iniziativa le aree di impatto. Ogni iniziativa, io qui veramente intendo dall'impresa sociale in senso stretto alla no profit, la cooperativa, fino al fondo etico, per parlare di strumenti sofisticati, piuttosto che, come dicevo prima, dei bond. Monetizzare gli impatti per monitorare nel tempo e nello spazio che cosa succede, perché ovviamente stiamo partendo da un concetto di filantropia, quindi la filantropia significa denaro. Identificare ovviamente le best practice operative. L'altra cosa che va diciamo evitata è che poi ognuno si autodefinisce il proprio indicatore e quindi dice: ah beh, benissimo, guarda, ti dico che è questo. Ovviamente la condivisione della best practice operativa rende credibile la misurazione. Quindi lo faccio e lo metto a disposizione di tutti. A questo punto, quali sono i vantaggi per chi da un lato fa filantropia, ma soprattutto dall'altro lato per chi cerca donazioni? Intanto può comunicare in una maniera più o meno oggettiva e comunque monitorabile nel tempo il proprio valore sociale creato. Aumenta la credibilità dell'iniziativa e ovviamente rafforza l'attrattività di nuovi denari, perché cioè, loro li usano bene, danno dei risultati, questi magari sono crescenti e quindi attraggo nuove risorse. In più, che è la cosa che a me personalmente, chi mi conosce, sta più a cuore, lo dico sempre, non ditelo che l'ho detto anche oggi, è la possibilità di replicare l'iniziativa. Perché se io metto a punto un'iniziativa che funziona a tutti i livelli nel mondo del sociale, ho creato un vantaggio competitivo. Però in questo caso qua non è un vantaggio competitivo che voglio difendere, ma sia se qualcuno me lo copia mi ruba il vantaggio competitivo e quindi la mia redditività crolla, ma è un vantaggio competitivo replicabile. Quindi se io metto a punto una comunità che funziona con un metodo innovativo piuttosto che un'altra iniziativa, un fondo, quello che volete voi, che a parità di risorse raddoppia o triplica i risultati, io non ce la faccio a fare la mia filiale in Germania piuttosto che al sud Italia, regalo il modello a qualcun altro, lui lo replica e genera una nuova iniziativa uguale identica. Questo è il vero
passaggio che distingue la social entrepreneurship dall'entrepreneurship, e questo lo puoi ottenere, dimostrare, solo se hai degli indicatori di impatto sociale e anche economico-finanziari che possono essere condivisi. È facile poi ovviamente capire che la funzione della misurazione impatta su tutti i diversi soggetti. Un esempio che non abbiamo ancora citato, lo Stato può arretrare da alcune funzioni sociali, oppure se si rende più efficiente una certa tipologia di filiera aumenta anche la base imponibile e quindi qualcuno pagherà qualche tassa in più, ma saremo tutti contenti. Più in generale serve ovviamente a favorire, come dicevo prima, l'allocazione efficiente delle risorse verso coloro che hanno un maggior impatto. I principi su cui si basa sono proprio velocissimamente la misurazione, i soliti principi sulla rispondenza e rilevanza e completezza delle informazioni. Evidentemente è necessario rendicontare. Faccio una parentesi, qui stiamo parlando di pianificazione e controllo, quindi quando io parlo di reporting, di misurazione e di rendicontazione significa che c'è un percorso condiviso, quindi all'inizio dell'anno mi do un obiettivo e alla fine dell'anno lo verifico. Non è il bilancio sociale dove racconto quanto sono stato bravo quest'anno o il progettino che ho portato avanti, ma racconto che mi sono dato un obiettivo, ho raccolto delle risorse, ho raggiunto dei risultati e per l'anno prossimo questi risultati diventano l'obiettivo dell'anno successivo. Da questo punto di vista ovviamente l'idea è che a regime si possa replicare il percorso che avviene sui bilanci. Adesso molti sorrideranno visto che alcuni bilanci, diciamo, anche certificati da auditor non proprio rappresentano la realtà, però l'idea è quella poi di arrivare ad avere degli indicatori che possono essere anche certificati e quindi utilizzati per coinvolgere gli stakeholder dopo aver capito che cosa loro vogliono e che cosa può cambiare, e quindi valutare quantitativamente i veri impatti qualitativi, perché il vero passaggio è cercare di non oggettivizzare ma di quantificare alcuni benefici che noi sappiamo esistere qualitativamente per poterli meglio comunicare a tutti. Come sempre in tutte queste tipologie di analisi non bisogna mai sovrastimare, come dicono gli americani, meglio essere un po' conservativi, darsi un obiettivo raggiungibile e se poi lo raggiungiamo e lo superiamo tanto meglio. E quindi bisogna essere trasparenti, perché tante volte il terzo settore, diciamo, appare abbastanza opaco, come tante volte anche il nostro amato settore privato. E in ultimo, l'ho già detto tante volte, chiaramente si facilita la verifica dei risultati. Da ultimo, e qua mi fermo e lascio finalmente, dopo avervi annoiato con queste considerazioni teoriche, ai numeri e ai risultati. Come abbiamo quantificato questi indicatori nella ricerca su un campo nel cortile con Claudia? Abbiamo utilizzato il social return on investment facendolo nostro, cioè i nostri studi di questi 10 anni abbiamo adattato prima in un framework teorico che poi abbiamo utilizzato per valutare gli indicatori e i numeri di riferimento dell'iniziativa di un campo nel cortile. Voglio chiudere dicendo due cose a proposito delle prospettive del futuro che il tema della filantropia, diciamo, pone sul tavolo. L'ultimo rapporto di JP Morgan con Rockefeller Foundation sull'impact investment stima opportunità di investimento in 5 settori di rilevanza sociale per il prossimo decennio. Adesso io non so se sono opportunità di investimento, perché a me la parola investimento mi riporta alla mente che ci deve essere un rendimento, però sicuramente, evidentemente, ci sono delle aree che valgono qualche miliardo di euro dove si possono creare delle opportunità imprenditoriali di tipo sociale, cioè con un impatto sociale che è volto a migliorare. Se questo è vero, evidentemente ci sarà spazio per sviluppare tutti quei soggetti del modello finanziario e tutti gli indicatori che adesso Claudia vi farà vedere. Un'applicazione, secondo me, la più innovativa che esiste al mondo.
non so se la conoscete già, spero di sì, così sono più sintetico. Esiste da una decina d'anni negli Stati Uniti il Charity Navigator, di fatto è sostanzialmente un nuovo intermediario, è un soggetto che produce e propone indicatori su tutte le più grosse charity che chiedono denari negli Stati Uniti e nel mondo e fornisce indicatori oggettivi e poi a richiesta anche dei rating comparativi. Quindi se io dovessi decidere di destinare 100.000 euro della mia filantropia al trattamento dei bambini nel mondo, posso selezionare il settore, poi dico a chi lo vorrei dare, quante charity ci sono da voi monitorate. Tre, posso o fare una valutazione qualitativa, andare a scegliere leggendo esattamente le tre cosa fanno, oppure una valutazione quantitativa oggettivizzata da una serie di parametri e di indicatori che poi viene sintetizzato in un vero e proprio rating. Quindi questo qui è diciamo un servizio dove, se è vero che c'è del denaro che deve essere allocato, potrebbe essere allocato o in maniera autonoma dal donatore attraverso l'utilizzo di questo strumento, o addirittura facendo tra virgolette la donazione pensata al Charity Navigator, che poi la divide in base ai parametri che il donatore ha dato. Ovviamente questo è il focus dal punto di vista degli indicatori e dei filantropi. Esistono tante altre iniziative che mettono l'attenzione e il focus dal punto di vista delle iniziative imprenditoriali o addirittura dei nuovi progetti. Quindi ci sono dei indicatori che sono stati sviluppati per gli start-upper, visto che va di moda questa parola, del sociale. Basta, mi fermo qua e come vi ho promesso lascio la parola a Claudia che ci illustrerà l'applicazione di queste teorie dello SROI al campo nel cortile e quindi ci farà vedere se il campo del cortile ha creato o no valore sociale. Grazie a tutti. Facciamo così che forse faccio prima. E innanzitutto vi volevo ringraziare per avermi consentito di essere parte di questo panel così prestigioso. E diversamente da, per darvi un'idea della ricerca e per introdurvela subito, diversamente da quello che solitamente fanno gli accademici, abbiamo cercato di non reinventare un modello di misurazione, nuovi standard e nuovi indicatori, ma essenzialmente abbiamo cercato di studiare lo stato dell'arte e applicarlo ad un caso concreto. Quindi passare effettivamente dalla teoria, dalla sistematizzazione della teoria che c'è così cara, all'effettiva applicabilità di uno strumento che più che essere un indicatore è una metodologia e quindi consente di sistematizzare l'analisi dell'efficacia di un modello. Del contesto ha già parlato ampiamente Francesco, essenzialmente la misurazione del valore sociale risponde ad un bisogno crescente di dimostrare l'attrattività di un progetto, quindi dimostrare essenzialmente la capacità di un progetto sociale di generare degli impatti, di generare quello che viene definito valore sociale, cioè di creare, di ottenere, di determinare un cambiamento nell'ambito di intervento in cui questo modello viene applicato, al fine di rafforzare, di migliorare il dialogo tra attori che sono diversi e che appartengono a mondi che difficilmente dialogano tra loro, il mondo del privato, il mondo del pubblico e il mondo del non profit, il terzo settore. Quindi essenzialmente gli strumenti di misurazione servono a dare, a fornire una valutazione sia qualitativa, attenzione, che quantitativa rispetto alla capacità di un progetto di generare un impatto, di generare un valore. Queste tendenze sono comuni ai diversi settori, l'abbiamo visto prima nella carrellata di modelli che sono stati presentati o di nuovi intermediari che applicano, che sviluppano metodologie per la rendicontazione. Vi devo dire la verità, probabilmente oggi siamo nella fase in cui si cerca di contestualizzare questi modelli, queste metodologie per tipologie di settori, perché la misurazione del valore sociale, diversamente dalla misurazione del valore economico, è altamente idiosincratica e quindi nasce essenzialmente dalle specificità
del progetto a cui questa metodologia viene applicata. Per cui si sta cercando, per migliorare il dialogo e la standardizzazione, di identificare degli indicatori settoriali che riescano a consentire, diciamo così, la comparazione tra progetti diversi ma che insistono sulla medesima missione sociale. Questo avviene anche nel settore dello sport, per introdurvi subito nel vivo del caso, sport inteso come strumento di aggregazione sociale e di creazione di comunità. E numerosi tavoli di concertazione stanno analizzando le capacità dello sport di generare valore sociale, di determinare dei cambiamenti, di integrare delle comunità differenti, proprio per la capacità dello sport di essere un linguaggio universale e quindi consentire creare scambi, creare condivisione, creare uniformità a partire da differenze tangibili. E in particolare nei vari tavoli di concertazione sullo sport e sull'utilizzo dello sport quale veicolo di cambiamento sociale, l'attenzione viene posta sullo sviluppo di nuovi modelli di gestione che riescano a coniugare impatto economico, sostenibilità economica e capacità di creare valore sociale, impatti sociali. Il progetto Un campo nel cortile viene classificato, rientra a pieno titolo in questa modalità, appunto perché ha una duplice missione, congiuntamente economica e sociale. Vi spiego, per darvi un'idea e per poter contestualizzare i numeri che vi presenterò in seguito, vi vorrei descrivere brevemente che cos'è il progetto Un campo nel cortile. Lo dico io da esterno, così evito che debba farlo lei successivamente o tutti gli altri. Assolutamente. Il progetto Un campo nel cortile essenzialmente coniuga due elementi fondamentali. Da un lato nasce dall'opportunità offerta dalla capillarità della struttura oratoriale, sebbene il progetto sia attualmente in fase di divenire, vi spiegherò successivamente. E dall'altro coniuga questa capillarità delle strutture oratoriali con il potenziale attrattivo per i giovani, per i ragazzi, dell'attività sportiva. In questo senso la missione, diciamo, l'obiettivo, l'attività stessa che viene condotta dal campo nel cortile, che ci ha poi consentito l'identificazione di indicatori di performance, è la costruzione di campi da calcetto di ultima generazione. È divertente che ne parli io che non gioco a calcio, però è anche questo è diversity management, di ultima generazione presso gli oratori delle periferie urbane, attraverso la formazione manageriale delle persone che si fanno carico della gestione, dei soggetti, degli stakeholder che si fanno carico della gestione dei campi, soggetti che vi faccio vedere in un minuto. Attraverso questa missione, questa attività, essenzialmente il progetto genera un doppio valore. Da un lato un valore sociale, in che termini? La riqualificazione delle strutture fisiche diventa un simbolo, diventa una metafora della rinascita territoriale in luoghi disagiati, in luoghi periferici, creando coesione sociale, partecipazione, integrazione giovanile multietnica, perché sappiamo che questo è uno dei problemi, delle questioni nei contesti periferici. Queste non sono autodichiarazioni del progetto, sono state valutate, validate anche attraverso un processo di stakeholder engagement che ha portato essenzialmente all'emergere della missione sociale da parte di coloro che sono coinvolti nella realizzazione del progetto stesso. E dall'altro il progetto si fa portavoce di valore economico. In che senso? Attraverso la gestione dei campi si innesca un processo di responsabilizzazione da parte di chi si occupa della gestione nell'uso efficace ed efficiente delle risorse economiche che vengono messe a disposizione per poter riqualificare le strutture. E quindi attraverso il progetto le persone, i soggetti impegnati nella realizzazione stessa si impegnano a garantire la solidità, la sostenibilità della struttura nel tempo, anche a prescindere dall'intervento dei soggetti che investono nel progetto, innovano nelle proprie strategie commerciali e cercano di mobilitare ulteriori risorse economiche e risorse sociali per poter sostenere il progetto al termine dell'iniziativa di supporto, dell'investimento da parte dei soggetti. Valore sociale e valore economico sono tra loro collegati e si autoalimentano. Questa slide vi dà l'idea della numerosità dei soggetti che sono coinvolti nell'operatività del progetto. Essenzialmente
Fondazione Magnoni, il progetto nasce dall'apporto di Fondazione Magnoni e di alcuni partner istituzionali che sono rappresentati oggi in questo panel, e con il contributo dell'Istituto di Credito, in primis Branca Prossima, che ha supportato con il capitale di debito, con i finanziamenti. Queste donazioni e finanziamenti vengono conferiti al veicolo SRL, Fondazione Magnoni Social Investment, che essenzialmente effettua in termini concreti l'investimento attraverso il contatto con un'impresa di costruzione, e non cito nessuno per generalizzarvi il modello di intervento, e stringe un rapporto con le diocesi e le parrocchie, almeno questo nella fase iniziale di startup e sviluppo del progetto, che concedono il diritto di superficie del campo, dell'area in cui verrà costruito il campo, a garanzia dei prestiti da ottenere e ottenuti. In cambio della ricostruzione e della riqualificazione fisica, le associazioni sportive dilettantistiche che operano congiuntamente nelle parrocchie e negli oratori, con le parrocchie e con gli oratori, corrispondono un canone di locazione per poter usufruire durante il periodo di concessione del mutuo sulla costruzione dei campi stessi, e svolgono sui campi delle attività, diciamo, di integrazione sociale e delle attività rivolte ai bambini e alle persone che possono usufruire gratuitamente di queste strutture, ma in una fascia specifica, quella serale, possono affittare il campo in modo commerciale, in modo tale da poter generare risorse economiche da reinvestire nella missione sociale. Questo è molto brevemente il modello. Abbiamo preparato un video, un video commerciale della fondazione, in modo tale da darvi un'idea concreta di quello che è il progetto. Il calcio non è quello che vedi in TV. È rincorrere l'avversario, lanciarsi in scivolata sulla linea della porta per salvare un pallone destinato alla rete, rialzarsi mentre i tuoi compagni urlano il tuo nome, condividere l'emozione. Un campo nel cortile.it, una rete di campi di ultima generazione in tutta Italia, una community. Le tue partite, i tuoi tornei, le tue vittorie. Non sei solo tu a vincere. Ogni tua partita aiuta a realizzare un sogno. Prenota subito la tua ora di gioco. www.uncamponelcortile.it. I campi sono molto belli, io per il progetto li ho girati tutti e in effetti, non intendendomi assolutamente di calcio, però... Magari puoi dire tu qualcosa, Francesco. Confermi, ok, perfetto. Il progetto è stato avviato nel 2004 con la costruzione del primo campo nell'oratorio della parrocchia di Maria Madre della Chiesa nel quartiere di Gratosolio, e attualmente, per darvi l'idea di come il progetto si è evoluto nel tempo, sono 15 campi da calcetto costruiti in 14 parrocchie situate nella zona di Milano, dell'Interland, di Novara e di Varese, e una prima palestra che è stata inaugurata una settimana fa, giusto? In più, diciamo, la costruzione di palestre e l'espansione in nuovi territori rappresentano le sfide attuali del progetto, che è, potremmo dire, in fase di effettiva replicabilità, replicazione. Ha dimostrato di poter essere replicato in territori differenti ed è, per ricondurmi al tema della replicabilità per la massimizzazione del valore sociale, è attualmente in una fase di replicazione. Il progetto ci ha dato un'opportunità molto ricca di poter avere accesso a dei dati fisici, quantitativi, che consentissero di dare un'idea del trend di valore creato nel corso del tempo. Sappiamo che la misurazione del valore sociale può essere fatta in fase di pianificazione per capire la prospettiva di creazione di valore sociale e poter essere appetibili nei confronti di potenziali investitori nel progetto, quindi una fase di pianificazione. Ma sempre di più può essere utilizzato anche in fase di a consuntivo, in fase di monitoraggio, quindi costantemente durante la vita utile del progetto e in determinate fasi del ciclo di vita di un progetto, per poter capire quanto valore sociale è stato creato. Nel nostro caso il campo nel cortile ci ha dato l'opportunità di misurare la storicità e le dinamiche del valore sociale creato nel corso del tempo.
Per cui essenzialmente il progetto nasceva dalla necessità, il progetto di ricerca è nato dalla necessità di definire o di applicare una metodologia di valutazione degli impatti quantitativi nel caso del campo nel cortile, con tre finalità. Innanzitutto poter programmare ulteriori replicazioni, dell'ulteriore espansione del progetto e quindi cercare di capire la solidità delle basi da cui partire per poter ulteriormente replicare e massimizzare la creazione di valore sociale. Dall'altro la possibilità di comparare le performance economiche e sociali nel tempo e nello spazio. Infatti il progetto Il Campo nel Cortile ha a disposizione una numerosità non soltanto di dati storici ma anche di esempi da comparare e quindi dà la possibilità di confrontare, di identificare dei benchmark e di confrontare gli andamenti degli indici calcolati. Uno dei problemi della misurazione del valore sociale sta nel fatto che è molto difficile identificare dei benchmark di riferimento e quindi il benchmark è l'organizzazione stessa in quel caso nel momento in cui riesce a replicare la misurazione nel corso del tempo e nel corso dello spazio. Ed infine una funzione più esterna, la funzione di allineare le aspettative e le percezioni degli stakeholder interni ed esterni circa la capacità del progetto di rispettare o di perseguire la propria missione. Ci sono numerose metodologie, non abbiamo qui il tempo di analizzarle tutte, di misurazione del valore sociale. Perché abbiamo deciso di utilizzare e di applicare il Social Return on Investment? Essenzialmente perché, diversamente rispetto ad altre metodologie di rendicontazione del valore, parte dalle persone. Quindi da un metodo di coinvolgimento dei soggetti che compartecipano alla creazione e alla realizzazione di un processo di misurazione di una missione sociale, di un percorso imprenditoriale sociale, e dà un'idea, dà una valutazione, dà una monetizzazione della capacità di queste persone di conseguire la missione sociale, quindi in qualche modo di modificare lo status quo in un determinato contesto. Questo è essenzialmente in linea rispetto ai lavori che sono attualmente in corso nella Commissione europea, da parte della Commissione europea, che tra i suoi vari expert group ha effettivamente creato uno specifico sul social impact assessment, quindi per dimostrare la rilevanza anche istituzionale di questa tematica. Metodologia. Sulla teoria abbiamo parlato ampiamente. Come abbiamo applicato il modello al caso del campo nel cortile? L'applicazione di una metodologia di social return on investment parte, poi vi prometto che vi faccio vedere i numeri, parte dalla definizione di un confine dell'analisi, di un confine della misurazione, quindi in modo tale da poter parametrare il processo di raccolta del dato. Nel caso del campo nel cortile, la decisione è stata quella di valutare innanzitutto l'impatto del progetto in senso aggregato, cioè qual è stato il contributo differenziale del progetto Un Campo nel Cortile sulle comunità che hanno beneficiato del progetto stesso. E dall'altro l'opportunità di avere varie strutture da comparare ci ha portato a poter valutare l'impatto sociale di ciascuna delle strutture e compararle nel tempo e nello spazio. La proposta di valore sociale, l'obiettivo di cambiamento di cui abbiamo parlato più volte, qual è in questo caso? È quello della riqualificazione urbana, della mobilitazione territoriale e dell'imprenditorialità. Quindi abbiamo cercato essenzialmente di identificare degli indicatori che riuscissero a dare contezza della capacità del progetto di rendere i territori imprenditoriali, quindi di rendere i territori capaci di mobilitare delle risorse, ottenendo anche dei vantaggi rispetto alla situazione in cui il progetto non fosse stato mai realizzato. In particolare le aree di impatto sociale connesse a questo obiettivo, fase 3, a questo obiettivo di mobilitazione territoriale, sono state raggruppate in tre forme di capitali, il capitale strutturale, il capitale relazionale e il capitale umano. Quindi abbiamo cercato di identificare delle set di indicatori che fossero in grado di darci idea di quanto capitale è stato creato dal progetto in questi tre ambiti. Successivamente abbiamo identificato, in realtà successivamente improprio, nel senso che gli stakeholder sono stati coinvolti per tutta la vita del progetto, quindi ben prima della necessità di misurare il social return on investment o dell'idea di voler misurare il social return on investment, con una focalizzazione, perché le risorse sono scarse, perché non tutti gli impatti sono monetizzabili, sulle associazioni sportive dilettantistiche e le parrocchie. Questo perché sono i soggetti più direttamente impattati e coinvolti nel perseguimento di questa missione sociale.
Sulla base di questi stakeholder, per ciascuno di questi stakeholder, abbiamo identificato degli indicatori, una griglia di indicatori di impatto, e abbiamo imputato il capitale investito e i costi di gestione per poter calcolare gli indicatori. Ed infine abbiamo raccolto i dati, che non è attività facile, soprattutto nel momento in cui, nei casi in cui non ci sia un sistema informativo a supporto. Quindi in qualche modo abbiamo dovuto creare da zero, in questo il contributo dello staff della Fondazione Magnoni è stato rilevante, delle metodologie di raccolta dei dati stessi, quindi coinvolgendo ancora di più gli stakeholder in modo tale da poter identificare i dati giusti e validarli. La fase più semplice è quella del calcolo, e per cui avendo a disposizione tutti i dati abbiamo calcolato il ritorno sociale dell'investimento. Vi faccio vedere adesso come. Vi ho detto che le aree di impatto sono essenzialmente tre, o meglio abbiamo identificato queste tre aree di impatto come quelle più rilevanti per il progetto Un Campo nel Cortile. Innanzitutto il capitale strutturale. Che cos'è il capitale strutturale? Chi di voi è abituato a parlare di capitali, la nostra idea era quella di dare una quantificazione dell'intangibile, e quindi solitamente il capitale intangibile è ripartito in queste tre aree principali. Capitale strutturale che cos'è? È la riqualificazione delle strutture fisiche nel caso del campo nel cortile, e quindi in qualche modo abbiamo cercato di identificare il vantaggio il vantaggio correlato al progetto in termini di capacità di riqualificare le strutture fisiche urbane e periferiche. Capitale umano. Il capitale umano si riferisce alle competenze e alla creazione di nuove competenze, conoscenze e skill per le persone che sono coinvolte in un determinato progetto. Anche in questo caso, se vi ricordate quando vi ho anticipato il tema della missione del campo nel cortile, riqualificazione, ma anche riqualificazione delle strutture, ma anche riqualificazione delle competenze, quindi sviluppo di nuove competenze di gestione. Per cui essenzialmente una seconda area di impatto era propriamente quella relativa alla creazione di nuove competenze, alla creazione di opportunità di volontariato, alla creazione di mobilitazione territoriale e comunitaria attorno a questa missione. Ed infine il capitale relazionale. Il capitale relazionale è comunemente associato alla qualità e alla quantità delle relazioni o della rete di relazioni in cui ciascuna organizzazione è inserita. La mobilitazione del territorio ha intrinseco in sé il concetto del sociale, della relazione sociale, e quindi anche in questo caso il nesso era immediato, per cui l'idea è stata quella di identificare l'impatto del progetto sul rafforzamento della capacità delle organizzazioni attive, dei partner del progetto e delle associazioni sportive dilettantistiche di mobilitare delle relazioni e di beneficiare di queste nuove relazioni. Non andrò nel dettaglio di tutti gli indicatori perché non passerebbe più, essenzialmente per darvi l'idea della quantificazione almeno del capitale strutturale. Essenzialmente la presenza differenziale della fondazione e del progetto in generale Un Campo nel Cortile ha consentito di ottenere alcuni vantaggi per le associazioni sportive dilettantistiche e per le parrocchie che non avrebbero potuto ottenere se il progetto non fosse stato realizzato. Sembra un gioco di parole, ma nel momento in cui si decide di calcolare lo SROI bisogna ragionare in termini differenziali, cioè cosa cambia per effetto del progetto o cosa non cambia per effetto del progetto, cosa migliora per effetto della realizzazione di una determinata iniziativa. Quindi per darvi alcuni esempi, sulla realizzazione stessa della struttura, la presenza, il progetto ha consentito di ottenere delle condizioni di costo migliori, così come il mantenimento della struttura, il fatto di decidere di costruire dei campi in erba sintetica che hanno dei costi di manutenzione più bassi ha consentito un risparmio per le parrocchie rispetto alla situazione in cui avessero mantenuto i campi esistenti. Finanziamento delle condizioni di costo sicuramente migliori rispetto alla situazione in cui ciascuna delle associazioni sportive dilettantistiche fosse andata a negoziare singolarmente dei capitali di debito, per esempio. Sulla gestione della struttura è stato valorizzato il contributo in termini di consulenze gratuite fornite, così come conferimenti pubblicitari gratuiti conferiti appunto alle associazioni sportive per la valorizzazione del progetto presso le comunità. E sulle parrocchie abbiamo effettuato anche delle simulazioni sulla rivalutazione territoriale delle strutture fisiche.
Diciamo che nel momento in cui si vanno a identificare degli indicatori per essere molto operativi, le metodologie più immediate, anziché essere troppo creativi, riguardano la mappatura dei risparmi di costi o dei migliori vantaggi, dei benefici aggiuntivi ottenuti per effetto della realizzazione di un progetto. Dati. Innanzitutto, qual è l'andamento del capitale strutturale, del capitale umano e del capitale relazionale nel corso dell'arco temporale considerato, quindi dal 2008 al 2012. Lo sforzo è stato rilevante nell'andare indietro per raccogliere questi dati, indietro nel tempo. Come si vede dalla slide, essenzialmente il driver portante del modello in termini di impatti è il capitale umano, quindi per essere allineati rispetto a quella che era la missione del progetto, che è stata definita all'inizio come missione del progetto, effettivamente pare che la mobilitazione territoriale sia che il progetto sia efficacemente perseguendo quell'obiettivo di mobilitazione territoriale, di mobilitazione delle persone, di formazione manageriale che si è preposto sin dall'inizio, sin dalla sua fondazione. Vedete anche l'andamento del capitale strutturale, che naturalmente ha dei picchi nel momento in cui un progetto viene costruito. Si tratta di progetti capital intensive perché c'è una ristrutturazione fisica di strutture. Ed infine il capitale relazionale, anche qui pesa molto la situazione congiunturale, quindi la crisi dei conferimenti pubblicitari, delle donazioni, per cui è attualmente l'ambito, il driver di impatto meno importante nel quadro complessivo. Per farvi vedere l'evoluzione dei costi e degli investimenti nel corso del periodo considerato, quindi dal 2008 al 2012, nella parte superiore e nella parte alta della slide vedete l'evoluzione dei costi, e come facile immaginare i costi di struttura vanno riducendosi nel corso del tempo a favore invece di un ampliamento dei costi di gestione, il che significa che i protagonisti del progetto, ovvero le associazioni sportive e le parrocchie, si stanno facendo carico della gestione commerciale del progetto e che quindi stanno partecipando anche sostenendo i costi correlati al perseguimento di questa missione. Per quanto riguarda invece l'evoluzione del capitale investito, per capitale investito noi consideriamo tutto, quindi donazioni, equity e finanziamenti, anche qui l'andamento segue il ciclo di vita solito di un'impresa, e quindi le equity e le donazioni sono più rilevanti nelle fasi di startup e vanno riducendosi man mano che si raggiunge la fase di sviluppo e successiva maturità. Analisi dei risultati. Come abbiamo calcolato questo SROI? Sulle ipotesi di calcolo non voglio tediarvi. Abbiamo calcolato uno SROI annuale di progetto, uno SROI medio di progetto e queste stesse valutazioni per ciascuno dei campi considerati. Come abbiamo calcolato lo SROI? Abbiamo essenzialmente il social return on investment, abbiamo applicato la medesima formula di un tradizionale return on investment. Anche qui in letteratura c'è grande varietà, quindi spesso si parla di social return on investment, ma è semplicemente una cost benefit ratio. Nel nostro caso abbiamo cercato di quantificare i benefici, sottrarre a questi i costi di gestione operativa e rapportare il tutto al capitale investito, dove per capitale investito intendiamo la somma dei finanziamenti, del capitale finanziario ed economico che è stato attribuito al progetto, quindi equity, debito ed erogazioni liberali. Andamento del social return on investment. Come vedete nella slide c'è il social return on investment di progetto, che riguarda essenzialmente il progetto nella sua completezza, quindi 13 campi che sono stati inclusi nell'analisi. Lo SROI medio per campo, quindi invece è il dato relativo a ciascuna delle strutture, medio perché vi dà un'idea di quanto mediamente viene generato da ciascuno dei campi. E la terza voce, SROI medio per campo P, P sta per prudenziale, in questo caso abbiamo allocato, attribuito non soltanto al calcolo i costi di gestione operativa, ma anche i costi sostenuti, strutturali, sostenuti da Fondazione Magnoni e Fondazione Magnoni Social Investment, in modo tale da poter capire, anche in ipotesi di ripartizione dei costi strutturali, quale fosse la capacità del progetto di generare valore. Che cosa significa SROI? Io lo sto dando per scontato. Essenzialmente significa quanto valore viene creato per ciascun euro investito, cioè quanto beneficio sociale viene creato in termini monetari per ogni euro, per ogni 1.000 euro investiti in un determinato progetto. Lo SROI medio di progetto, considerando la situazione, considerando il ciclo di vita del progetto stesso, che è in una fase di startup e sviluppo,
è cresciuto nel corso del tempo e mediamente si attesta attorno al 16%, che significa per 1000 euro investiti ritornano 160, cioè per 10.000 euro investiti un ritorno di 1600, ok? Lo SROI complessivo di progetto capitalizzato è simile, quindi essenzialmente abbiamo riportato al presente i flussi passati di costi, investimenti e beneficio sociale. Molto più interessante è lo SROI medio per campo, che è quasi del 50%, che dimostra il fatto che da soli i campi siano in grado di generare valore sociale per oltre il 40%. Mediamente, in ipotesi prudenziale, quindi considerando anche la ripartizione dei costi di struttura, quindi dei costi di Fondazione Magnoni e di Fondazione Magnoni Social Investment, è pari al 18%. Quindi, a prescindere da quanto si è prudenziali nella considerazione dei costi, il progetto continua a generare valore. Questo è per darvi l'idea di come abbiamo operato. Naturalmente per motivi di privacy non abbiamo citato ciascuno dei campi, però vedete in questo caso l'andamento medio dello SROI per ciascuno dei campi, delle strutture realizzate nel corso del progetto, e ci dimostra andamenti differenti. Qui riusciamo a capire bene qual è il potenziale di questo strumento in termini gestionali, quindi lo strumento ci dà la possibilità di valutare all'interno di un panel, all'interno di un paniere di strutture, quella che va meglio, quella che va peggio, per quali motivi, in termini sociali naturalmente. Accanto al social return on investment, la disponibilità di dati economico-finanziari ci ha dato l'opportunità di calcolare il return on investment. Consideriamo che questo è in linea con quanto di solito caratterizza una startup. È importante valutare il trend e quindi vedere come nel 2012 ciascun campo abbia un ritorno economico dell'investimento pari a quasi il 40%. Quindi diciamo, i teorici lo chiamano blended value creation, quindi la creazione di valore economico e sociale in questo progetto a partire dal 2012 è bilanciata, nel senso che il valore sociale creato è equiparabile al valore economico creato, e quindi ci dà l'idea della capacità del progetto di perseguire una missione doppia, una missione economico e sociale che si autoalimenta. SROI e ROI messi a sistema per cercare di identificare le strutture che riescono a perseguire meglio questo blended value. Per non sminuire la capacità del progetto di generare valore, questa è un'indicazione che do in assoluto, la valutazione quantitativa dei benefici sociali è necessaria, ma non bisogna dimenticare che i progetti possono avere dei forti impatti qualitativi che non sono monetizzabili e a cui bisogna dare valore comunque. Quindi per far questo siamo tornati dalle associazioni sportive e dagli altri stakeholder per farci raccontare dal loro punto di vista quale fosse l'impatto e quale fosse stato l'impatto del progetto dalla fondazione all'anno di osservazione, quindi nel 2012. Dal punto di vista delle associazioni sportive dilettantistiche, imprenditorialità o imprenditività, professionalità, cioè creazione di nuove professionalità e capacità gestionali sono stati identificati come i contributi più rilevanti. Dal punto di vista delle parrocchie, la partecipazione della collettività, della comunità alle attività, alle nuove attività create e lanciate, l'integrazione sociale, l'integrazione multietnica e la corresponsabilità, quindi la responsabilizzazione delle persone, dei diversi stakeholder, non soltanto chi gestisce le risorse, ma anche le famiglie e la comunità locale, nell'utilizzo della nuova struttura. Quindi questi sono stati gli impatti qualitativi e quantitativi identificati. Per concludere, non vado nel dettaglio di tutto, ma l'idea era quella di darvi delle coordinate su come è possibile utilizzare questo strumento mettendolo a sistema per un'impresa o per un'organizzazione non profit o per un'impresa sociale. Lo sviluppo, il monitoraggio e la successiva comunicazione di un set di key performance indicator o di un indice quale il social return on investment può consentire di supportare l'attività di una iniziativa, di un progetto, di un'impresa in vari ambiti.
dall'operatività, e quindi cercare di monitorare le performance di un progetto, cercare di capire i punti di debolezza di un progetto, fino alla creazione di identità di gruppo, perché è un modo molto immediato, quello del numerico monetario, per dare idea agli stakeholder di qual è l'obiettivo, di qual è l'impatto del progetto, e quindi è una modalità anche per creare rete, per creare comunità all'interno del progetto stesso. È una modalità, spostandoci all'esterno, per dare visibilità al brand, per supportare il processo di comunicazione e di mobilizzazione delle risorse. È uno strumento che ci permette di supportare i processi di replicazione, di scalabilità, ed infine di dimostrare se calcolato congiuntamente agli indicatori economici la solidità commerciale di un modello, e quindi la capacità di un modello imprenditoriale e sociale di creare valore congiuntamente economico e sociale. Credo di aver finito, vi ringrazio, e se avete delle domande durante il cocktail, il lancio. Bene, grazie a Perrini, a Claudia Burro, e credo che il loro lavoro, poi ci leggeremo bene il libro pubblicato da IGEA, che noi abbiamo avuto, diciamo, un po' in anteprima, quindi siamo preparati. Credo che sia un lavoro utilissimo, perché ovviamente in un momento di scarsità di risorse pubbliche anche private è importantissimo indirizzare bene le risorse che ci sono, e quindi valutare sempre di più gli impatti sociali oltre che economici. Giustamente nelle slide è stata richiamata la riflessione europea, di cui parlavo anche con Ratti, non so se c'è più, di Banca Prossima, perché partecipa ai gruppi di lavoro, si sta definendo sempre di più e orientando sempre di più si va verso la misurazione degli indirizzi per la misurazione dell'impatto sociale. Ma molto colpito, in Italia non se ne è parlato, ma il 31 gennaio scorso, nel 2013, in Inghilterra è stata fatta una legge, è entrata in vigore una legge che è stata elaborata l'anno prima, del Social Value Act, per addirittura il rapporto tra pubblica amministrazione e imprese, quindi insomma per gli appalti, dove entra la misurazione dell'impatto sociale, no? Quindi voglio dire, il lavoro che avete fatto sicuramente aiuta a tutti a dare sostanza a una necessità che è sempre di più urgente. Il pane di questa mattina, come è stato detto, è importante, perché è vero che in Italia siamo arretrati, così al 104esimo posto, no, esatto, con tutte le tare, no, ma è vero, i motivi sono tanti, guardando anche sia la mia esperienza di cronista di questo settore, sia agli ospiti di questa mattina, c'è un problema legislativo fiscale che ritorna sempre fuori, non c'è, anche i fondi non ci sono perché non c'è fiscalità di vantaggio su questi temi, c'è il tema della contability, c'è il tema delle misurazioni, insomma cerchiamo di rincorrere, ma non siamo all'anno zero, questo volevo dire, e le esperienze che sono a questo tavolo hanno sicuramente elaborato in questi anni pratiche importantissime, e questa mattina gli chiediamo proprio sul tema della misurazione, che poi è la capacità di accountability, di trasparenza, di presa di responsabilità verso gli stakeholder, eccetera. Noi ci siamo anche scambiati delle mail, perché è un seminario serio, io sto un po' correndo perché alle 12:15, 12:20 dobbiamo chiudere, quindi siamo qua anche per ascoltare loro. Quindi sui temi che abbiamo sottolineato vi chiediamo di restituirci la vostra esperienza, gli approcci che avete usato, di modo da condividere, corroborare ancora di più quello che è stato illustrato fino adesso, e impegnarci poi a riprendere anche qui in Bocconi tutto quello che occorre. Io darei subito la parola a Ruggero Magnoni, che è presidente della Fondazione Magnoni, non per parlarci di un campo nel cortile, scherzo, ma per raccontarci le cose che in questi anni avete capito sul tema. Prima di tutto grazie Francesco e a Claudia per aver organizzato questo
questo seminario e soprattutto devo ringraziare i miei finanziatori e amici, che senza i quali non avremmo potuto fare né il campo nel cortile né quest'altra iniziativa di cui vi voglio parlare ora, perché abbiamo innescato l'argomento della misurabilità e vi voglio dare un esempio concreto di che cosa abbiamo fatto recentemente al di là del campo nel cortile, che vi voglio dire ne abbiamo in cantiere adesso di campi, sempre con i nostri amici, i 15 più 5 sono già in fabbricazione, 5, ma vogliamo arrivare a 50, soprattutto al sud, e vogliamo arrivare potenzialmente a 10 palestre. Sono state direi la novità di quest'anno, che ha avuto un grandissimo impatto, per cui 50 campi e 10 palestre sono un grosso investimento che creerà quei social return on investment di cui parlava Francesco e la Claudia prima. Vi voglio parlare un attimino, dirvi perché sono qua, perché quando ho incominciato le iniziative della fondazione che porta il nome dei nostri genitori, mi ero posto dall'America tre obiettivi, tre principi fondamentali: la sustainability, per cui ogni progetto che noi facciamo in medio termine doveva stare sui propri piedi; la scalability, cioè che potesse ampliarsi a livello nazionale, cioè non fosse solamente un progetto regionale o locale; e soprattutto l'accountability, che vuol dire la misurabilità. Siccome quando sono arrivato agli Stati Uniti la misurabilità non c'era, c'era solo il concetto ma non c'erano gli strumenti, sono venuto alla mia alma mater e ho convinto a creare la cattedra social entrepreneurship, dove quel giovane professore di allora fu scelto da Maurizio Allocchio e dalla facoltà di diventare il primo professore della cattedra. Poi Claudia ci ha dato una grande mano, perché dovevamo creare degli standard, perché senza standard ognuno misura il proprio impatto come vuole. Allora, gli standard stiamo incominciando a crearne, ma è già, ne parliamo da quasi 10 anni, per cui è una cosa che oggi va a maturazione, ma che ha seguito prima di tutto un trend internazionale che si è, streamlined, e poi in Italia abbiamo affermato la seniority della Bocconi in questo campo. Adesso vi voglio parlare di Laureus, che è l'altra iniziativa di cui noi ci occupiamo e che è la branch italiana di un'attività globale di cui vi presento qualche filmato, tanto è più divertente che sentire me. Sport sono fatti abbastanza. Has the power to change the world. It has the power to unite people. It is more powerful than governments. Sport can create hope where once there was only despair. Nelson Mandela è il fondatore, insieme a noi, del movimento di Laureus International. Nelson Mandela è un mio mito, per cui ho avuto l'onore di 12 anni fa di fondare Laureus insieme a Johann Rupert e a Jürgen Schramm at that point. Vai avanti. Adesso vi spieghiamo cosa fa Laureus mondialmente, poi arriviamo all'Italia. The Laureus Sport for Good Foundation is at the center of Laureus. Its global vision that sport has the power to change the world, from the slums of Buenos Aires to Brazil and the Bronx. The Laureus Sport for Good Foundation tackles social imbalances across the globe by supporting innovative and inspired community sports and educational programs. The foundation's message is carried by the legends of the Laureus World Sports Academy, who are examples of the good that sport can do. Laureus Sport for Good is based upon two simple insights. Firstly, that sport and sporting heroes are the most trusted messengers in the world. And secondly, that sport is a unique way to reach and help the disadvantaged. Since its beginnings only 6 years ago, over 140,000 children around the world have benefited from the support of the Laureus Sport for Good Foundation.
As part of the Laureus World Sports Awards, each year an outstanding individual is recognized for their work in the community as a winner of the Laureus Sport for Good Award. The Laureus Sport for Good Foundation aims to realize the true value of sport as a vehicle for positive change, demonstrating how sport can be one of the most powerful tools to combat the widest range of issues anywhere in the world. Allora, questo è più o meno quello che fanno. Ci sono questi grandi ex sportivi che si sono raccolti in un'academy e ogni anno scelgono sportivo dell'anno, tipo premi Oscar, ma soprattutto si mettono a disposizione dei progetti in giro per il mondo, di cui potete vedere la... aspetta, se no io non la vedo. Sono adesso, da il numero di ragazzi che abbiamo toccato, no, ce l'ho, grazie, sono più o meno 1,5 milioni in tutto il mondo, e questi Academy members si mettono a disposizione per poter diventare testimonial di ogni progetto, e in Italia stiamo facendo lo stesso. Adesso passiamo all'Italia così velocemente. Quello che abbiamo fatto in Italia è identificare attraverso una rete di organizzazioni specializzate ragazzi e ragazze che non potrebbero fare lo sport per una serie di svantaggi, diciamo, sociali, o perché stati cacciati da scuola, parte di gang criminali, problemi di integrazione al primo giro dell'immigrazione. Insomma, ognuno di loro ha un problema per quale non potevano fare sport, non avrebbero fatto sport, e potenzialmente, visto il profilo socio-demografico, avrebbero potuto diventare criminali di più che non i figli della borghesia delle nostre città. Quasi tutti immigrati, oppure al sud, no Carlo, non sono immigrati, sono nostri figli che non hanno la possibilità di farlo. Allora, a Milano, a Roma, Napoli, Bari e Catania abbiamo organizzato delle iniziative polisportive che si occupano di questi ragazzi veramente svantaggiati, li inseriamo in associazioni sportive per cui, che compensiamo, per cui paghiamo, vestiamo il ragazzo, facciamo in modo che vada e venga seguito da psicologi e educatori in modo che diventino parte attiva della società civile. Misurabilità. Allora, vi parlo adesso di un progetto che abbiamo fatto l'anno scorso, Avvocato Guzzetti, il suo amato basket, che abbiamo fatto a Quartogiaro l'anno scorso, e ormai è 3 anni che opera. Abbiamo messo a posto un campetto nel campo, nel parco cittadino, con i soldi dell'NBA americana, che vuole propagare la loro franchise. Anche ci giocano italiani, Gallinari è un nome che viene a mente, e vogliono far, perché aumenta il brand value del loro progetto. Hanno messo loro 50.000 euro, l'abbiamo messo a posto, e noi mettiamo a disposizione del quartiere un van con due coach, un educatore. Andiamo a prendere i ragazzi per strada e li facciamo giocare di notte a basket all'aperto. L'idea è che, se stanno giocando a pallacanestro, imparano a stare insieme, non rubano, non vendono droga e imparano valori positivi. Su questa base, siccome sono durato 3 anni, abbiamo incominciato a raccogliere dei dati per vedere cos'è il vero ritorno sul nostro investimento. E per non farvela troppo lunga, ma per darvi un risultato, abbiamo questa agenzia inglese, che lo trovate tutti su questo pamphlet che abbiamo lasciato, è facile da leggere, vi dà un'idea di cosa vuol dire la valorizzazione dell'impatto. Il risultato di Ecoris e della Bocconi, e poi ci siamo avvalsi anche di altre università inglesi e tedesche, dicono che per ogni euro investito abbiamo creato 5 euro di valore, per cui un social return on investment di dimensione notevole. Poi, se andate a vedere come l'hanno calcolato,
diciamo che è un pochino aleatorio a mio giudizio, però insomma, per, se vogliamo fare un po' di standard, c'è quante ore, quanto vale non aver operato un crimine che è valutato a 7.500 euro per crimine, non so cosa fare, rubano l'autoradio, ma non c'è più l'autoradio, era quando ero ragazzo io quello. Comunque valutano quanto vale non essere uscito o essere buttato fuori dalla scuola, cioè aver continuato un anno in più, che loro adducono al fatto che hanno giocato a basket, che posto che il sistema debba essere omogeneo, perché bisogna avere apples and apples, non apples and oranges, è una maniera per calcolare, valutare quello che è stato fatto. Volevo darvi questa testimonianza, perché si può fare anche questo tipo di progetti che non sono facili, no? Da misurare, e ci dà la tranquillità di poter tornare al mercato. Funziona questo, non so, sì. A tornare al mercato, diciamo, dei finanziatori, dando loro un'idea della concretezza del nostro impatto, dell'impatto sociale delle nostre iniziative. E a questo riguardo l'esperienza di Milano la vogliamo espandere ad altre 3 o 4 città italiane che stiamo identificando ora, perché siccome a noi è costato, Silvana, cosa è costato ogni anno? Cosa ci costa? 100.000, crea per ogni 100.000 all'anno che investiamo per un progetto di questo tipo, crea valore sociale per 500.000. Ecco, adesso lascio di nuovo a Riccardo. Grazie, per chi fosse interessato, ho visto questo poi è fuori quando uscite, che anche noi gli abbiamo dato un'occhiata. E allora farei, adesso seguirei l'ordine alfabetico prestabilito, quindi darei la parola a Carlo Borgomeo, che è presidente della Fondazione Con il Sud, che è una fondazione, diciamo, creata dal sistema ACRI, cioè dal sistema delle fondazioni di origine bancaria italiane, con diciamo uno scopo che è quello di creare infrastrutture sociali a sud. E in questi anni Carlo Borgomeo, diciamo, anche sull'esperienza della Contability messa a punto in ACRI, Fondazione Cariplo, eccetera, ha, credo, raccolto centinaia e centinaia di progetti. So che ogni tanto la sua disperazione è non riuscire a finanziarli tutti, rimangono lì in una banca dati, sperando che prima o poi si crea un sistema di fondi di investimento italiano o la filantropia italiana passi al 104esimo, al 50esimo posto, di modo che tutto quello che raccogli sia possibile poi fare. Prego. Grazie davvero molto alla Fondazione Magnoni, perché questa mattina è una grandissima opportunità di approfondimento su un tema che è evidentemente decisivo. Tra l'altro io devo dire che da qualche anno, 2 o 3 anni, la Fondazione Con il Sud ha scoperto lo sport. E, diciamo, ci sono motivazioni che sono state riassunte in maniera esemplare, tuttavia ricordo che ci sono alcuni valori: valore delle regole, valore dell'aggregazione, valore della competizione sana, valore dell'autodisciplina, che per la nostra missione nel Mezzogiorno hanno un di più di consistenza. E quindi ci stiamo affacciando, abbiamo già fatto questa esperienza, stiamo facendo questa esperienza per il campo del Cortino, l'abbiamo fatto altre che ha citato poco fa Magnoni, ed è un settore nel quale vogliamo impegnarci se possibile un po' di più. Io do qualche brevissima informazione sulla Fondazione Con il Sud, non tanto per fare qui un'operazione di marketing della Fondazione, ma per giustificare i motivi per i quali il lavoro di questa mattina per noi è particolarmente importante. Allora, la Fondazione ha 370 milioni di patrimonio, si occupa di 6 regioni meridionali, si occupa, come diceva Bonacina, di infrastrutturazione sociale. C'ha 3 linee di intervento,
la promozione di fondazioni di comunità, che sono tre, il sostegno a progetti che chiamiamo esemplari, che siano progetti di una certa consistenza. Ne abbiamo finanziati, sostenuti finora 220, la media di l'importo medio è 330.000 euro, e poi abbiamo da 2 anni una nuova linea di intervento che sono sostegni dedicati esplicitamente ed esclusivamente alle organizzazioni di volontariato, perché riteniamo che le organizzazioni di volontariato hanno evidentemente delle caratteristiche diverse dalle altre organizzazioni del terzo settore. Quindi da una parte finanziamo partenariati che comprendono i diversi soggetti, dall'altra sosteniamo progetti specifici del volontariato. Abbiamo erogato finora 96 milioni di euro, è un'esperienza straordinaria, diciamo. Quali sono le caratteristiche che voglio richiamare per discutere un po' delle questioni che stamattina sono state richiamate con tanta efficacia? La prima questione che ci caratterizza è uno squilibrio, diciamo, veramente consistente tra domanda potenziale, fabbisogno potenziale dei beneficiari, e offerta che possiamo mettere in campo. Chi mi conosce sa che non faccio questo riferimento per declinare, diciamo, una vecchia pessima abitudine meridionale, che è quella di lamentarsi. Lo faccio per richiamare i temi di questa mattina, e cioè noi siamo di gran lunga l'istituzione privata più forte che eroga sostegno al terzo settore del Mezzogiorno. Siccome eroghiamo 20 milioni all'anno, potete capire di che parliamo, perché come è noto le fondazioni di origine bancaria nel Mezzogiorno sono più poche e sono molto più deboli, e dobbiamo a questo, andrebbe ricordato ogni tanto, a questo residuo di solidarietà nord-sud che è rappresentato dall'accordo tra le fondazioni bancarie, di sostenere la fondazione con il Sud, il nostro lavoro. Allora, per noi, e infatti i fondatori hanno dato questo nome di progetti esemplari, perché si sono resi conto che la capacità di risposta della fondazione rispetto al fabbisogno era particolarmente limitata, e quindi questi progetti devono essere particolarmente, come dire, efficaci, particolarmente riproducibili per giustificare la missione della fondazione. Questo è un dato essenziale. Il secondo dato, che potrà sembrare strano, come dicevo, la fondazione ha ovviamente i rendimenti che gli sono assicurati dagli investimenti del patrimonio, che grazie a Dio danno risultati interessanti, ma tuttavia il grosso ci è dato da contributi annuali delle fondazioni, dal sistema delle fondazioni. Quindi siamo contemporaneamente un soggetto che eroga, ma anche una sorta di strano fundraiser. E cioè noi dobbiamo, tutti devono dar conto di quello che fanno, ma noi abbiamo, come dire, un supplemento in più, nel senso che dobbiamo dar conto un po' di più, ed è giusto che noi si debba dar conto un po' di più. Che cosa facciamo finora? Io devo dire che rispetto a tutti gli elementi che sono stati richiamati con grande chiarezza, noi siamo fortemente condizionati ed orientati a verificare due aspetti delle iniziative che sosteniamo. La prima è evidentemente la sostenibilità e la replicabilità, che è un tema di grandissimo interesse, sul quale stiamo incominciando a fare delle sperimentazioni naturalmente prudenti, visto che ci rivolgiamo a una platea così forte, ma delle sperimentazioni interessanti. L'ultima che segnalo è quella che abbiamo adottato per il bando per i disabili psichici, sostanzialmente per l'autismo, nel quale abbiamo esplicitamente chiesto un sostegno anche finanziario da parte delle famiglie, per incominciare ad attuare un meccanismo molto difficile, sarebbe per dire anche per certi versi un po' doloroso. Ma è chiaro che se vogliamo guardare a nuovo welfare, a nuovi equilibri in questo welfare impazzito che ci troviamo davanti, dobbiamo aprire parecchi percorsi di sperimentazione. E naturalmente la replicabilità. Quindi quando giudichiamo, valutiamo i progetti, abbiamo sempre la forte, per i motivi che dicevo prima, preoccupazione che non siano dei casi irripetibili, perché altrimenti paradossalmente veniamo meno alla nostra missione.
E l'altro elemento importantissimo che è dentro la missione della Fondazione con il Sud è quello di valutare la qualità non solo dell'impatto sull'ambiente sociale circostante, ma la qualità della rete di partner che gestiscono il progetto. Perché questo è già un grande obiettivo. Adesso io non posso qui fare, diciamo, discorsi lunghi su che cosa significa coesione sociale, spirito comunitario dappertutto, ma io guardo dal Mezzogiorno, è chiaro che questo è un valore fortissimo. Un progetto per noi va bene se è efficace, se tiene conto di quello che erano le previsioni progettuali, se è ripetibile, ma se il partenariato che è partito con quel progetto resta in vita, perché è un valore in sé nel Mezzogiorno, il lavorare insieme, il non inseguire reti verticali, che è stata una maledizione dello sviluppo del Mezzogiorno, ma di promuovere le reti trasversali di collegamento tra i diversi soggetti. Che cosa facciamo adesso? Adesso facciamo un'attività di monitoraggio piuttosto forte. Naturalmente piuttosto forte, diciamo, è un giudizio un po' vago, però devo dire che, diciamo, anche dalla produzione di documentazione e di disponibilità di dati c'è una attività di monitoraggio, starei per dire ossessiva, che c'ha ovviamente tutta la componente relativa alla liquidazione dei contributi e quindi alla verifica della correttezza formale e sostanziale dei progetti, della coerenza rispetto alle ipotesi progettuali e quant'altro. C'è una componente qualitativa che è di accompagnamento ai soggetti nell'attuazione del progetto, soprattutto in vista del raggiungimento della sostenibilità. E c'è la cosa più importante, adesso volevo, diciamo, dimostrare di aver letto il libro citando le pagine, l'ho letto perché sono tra l'altro a 3 ore in treno, Roma-Milano è perfetto per questa dimensione, è citato con grande efficacia la responsabilità di chi gestisce e quindi noi abbiamo un feedback continuo dal monitoraggio alla valutazione dei progetti, che è sostanzialmente l'effetto più importante delle attività di monitoraggio. Cioè chi ha volumi di valutazioni così forti si accorge proprio, senza neanche tante teorizzazioni, che l'esperienza sull'andamento e la verifica dei progetti in corso suggerisce modifiche e miglioramenti continui. E poi stiamo adesso mettendo a regime una iniziativa durissima, faticosissima, ma necessaria, e cioè di giudicare quanto se e in che misura sopravvivono a 2 anni dal termine del nostro sostegno tutte le attività avviate. E devo dire che le prime adesso sono ancora, diciamo, un po' vaghe, però l'un per l'altro un 20% si interrompono del tutto e un 25% continuano così com'erano. E in mezzo ci sono diverse diciamo gradazioni di permanenza dell'iniziativa. Sono molto d'accordo sulle, lo dicevo prima al professor Perrini, sul modo con cui vengono, diciamo, prospettate diverse ipotesi, nel senso che non siamo di fronte a qualcuno che ci propone una soluzione assumendo che è quella giusta, ma neanche a uno che, diciamo, dice va bene tutto, cioè mi pare che sia in corso. E su questo noi vi saremo a fianco, ci interessa, ci piace, è importante per noi, diciamo, un tentativo progressivamente di avvicinarsi a degli standard comparabili, diciamo, condivisibili, perché la materia è effettivamente importantissima. Perché io penso che sia importante? Quindi io do una mia percezione. Cioè noi abbiamo in questa, diciamo, fortissima crisi del welfare, rispetto alla quale io continuo a dire che c'è troppa gente che non lo dice, ma si comporta come se si potesse aspettare che tutto torni come prima, che è un errore clamoroso. Nessuno lo dice, perché non fa bello dire una cosa così. Si dice la crisi, è tutto cambiato, eccetera. Però poi nei comportamenti, e mi riferisco anche al terzo settore, per non parlare delle istituzioni locali, eccetera, nei comportamenti percepisci che c'è una
pronunciata inerzia rispetto alle necessarie innovazioni, che sono il segnale del fatto che o diciamo, non ragionano, oppure se ragionano dice vabbè, un po' di pazienza, come direbbe un napoletano come noi, ha da passare nottata, finirà e poi si ritornerà alla situazione precedente. Siccome io penso che questo è assolutamente non solo sbagliato, ma è molto pericoloso, tutto questo ragionamento è importante per me su due versanti. Il primo sul quale balbetto, lo dico con grande serenità, balbetto, non so che cosa dire, però intravedo che è un percorso di lavoro decisivo e si riferisce al fatto che una fondazione fa degli investimenti oltre a fare delle erogazioni. E allora tutto il tema del ritorno di questi investimenti, sapendo che una fondazione ha come primo obbligo assoluto quello dell'integrità del patrimonio, della conservazione dell'integrità del patrimonio, però è un tema diciamo, sul quale riflettere. Arrivano delle esperienze, qualche volta le valutiamo, penso che sia un grandissimo terreno da esplorare. La seconda questione per cui è importantissimo il lavoro pagina 25, così sono preparato. Pagina 25, chi lo ha letto bene, se no così l'ha andato a leggere. Così l'ha andato a leggere. Dunque, è questo, vedete, noi ogni tanto siamo interessati da alcuni racconti che sono particolarmente impressivi. Ieri una persona che utilizziamo come valutatore a proposito di domande e offerta, abbiamo chiesto non dei progetti ma delle idee che abbiano a che vedere con il mondo della detenzione, delle carceri, particolarmente innovative. Ce ne sono arrivate 650. Adesso facciamo il primo screening, poi facciamo il secondo screening, comunque va bene così. Uno di questi esperti mi ha raccontato che da loro calcoli un euro speso negli istituti di pena per orientare sul serio i detenuti al lavoro quando usciranno, se è fatto bene la recidiva è bassissima, un euro rende 8 euro. La nostra fondazione di, se sono lungo tagliami subito, la nostra fondazione di comunità di Messina, che è una straordinaria, nostra nel senso che l'abbiamo sostenuta, è loro, è una straordinaria esperienza, nasce sui risparmi che un gruppo di cooperative sociali ha potuto mettere a patrimonio della fondazione, risparmi realizzati sulle rette destinate a un ospedale psichiatrico giudiziario, quello di Barcellona, Pozzo del Gotto, famosissimo. 56 detenuti lavorano nei campi e nelle guardianie, il risparmio ha fatto il risparmio, lasciamo stare poi se ci aggiungiamo l'efficacia dell'intervento, che prima in carcere erano delle cose, neanche degli esseri umani, e qui invece sono fuori. Allora il punto qual è? Che incominciamo a registrare queste cose. Eppure essendo evidente che non ce la caviamo nella riforma del welfare andando ad inseguire solo le cose che convengono nel vecchio schema, però bisogna tenerne conto ed aggiornare i criteri di lettura. E su questo, e finisco, scusando per il disordine indotto anche dallo spazio disponibile, dal tempo disponibile, su questo c'è una questione centrale che nel testo è citata. Bisogna dire con tutto il bene, e lo dico senza enfasi, che vogliamo al terzo settore, che il terzo settore si deve dare una svegliata su questi temi, una forte svegliata su questi temi. E secondo me la questione è tutta culturale, nel senso che ci sono, ovviamente come sapete ci sono diverse intensità di rendicontazione, le cooperative sociali hanno addirittura obblighi di revisione, quindi sono più. Però c'è un dato culturale secondo me, e cioè che non c'è ancora la consapevolezza che la loro questione non è trovare gli spazi, trovare le risorse per continuare a fare quello che fanno, che è una cosa, ma che piaccia o no devono fare un po' di più. Cioè sono chiamati a diventare protagonisti più forti
di un cambiamento e di un'innovazione necessaria nel mondo del welfare. Se è vero come è vero che non si accontentano, ed è giusto che sia così, di un ruolo di supplenza, è chiaro che devono, diciamo, assumersi delle responsabilità maggiori. Perché dico che c'è un fatto culturale? Perché molte volte non è che non interessano questi dati per scelta ideologica, cioè no, semplicemente non interessano perché vengono considerati inutili, nel senso che il loro lavoro si esaurisce nel bene che fanno e del resto non gli interessa. Questo è un dato sul quale bisogna lavorare molto. Naturalmente noi Fondazione con il Sud abbiamo soltanto un compito di erogazione, di accompagnamento, un po' di promozione, però penso che questa sia una delle cose più giuste che ho letto nel testo, e cioè che bisogna aiutare fortemente l'intero terzo settore ad assumere questi temi come non una specie di strana snobberia, ma come una cosa assolutamente necessaria per il loro lavoro. Grazie. Grazie a Carlo Borgomeo. E ovviamente credo che tutte le cose che Carlo ha sottolineato possono essere utili alla continuazione, agli approfondimenti. Credo che loro siano una banca dati, tra l'altro, incredibile, insomma, per tutti gli approfondimenti. Siccome devo dimostrare anch'io di aver letto un po' il libro, a pagina 18, no, a pagina 18 c'è una, viene citato una, diciamo, un sondaggio di New Philanthropy Capital sulle organizzazioni inglesi, 1000 organizzazioni, 75% si è attrezzato sulla misurazione e investe proprio su questo tema, cioè in Italia sicuramente non è così, ma sono d'accordo che prima ancora di questo è un cambio di paradigma culturale. Su questo credo che tutti, chi fa informazione e comunicazione, chi fa erogazione, chi fa investimenti, sia un tema da assumersi. Roberto Drago è presidente della Fondazione De Agostini e lasciamo a lui la parola. Qual è questo? Buongiorno a tutti, grazie per l'invito a essere qui. La Fondazione De Agostini, vi accenno brevemente a cosa facciamo. Noi siamo nati nel 2007 per la volontà della famiglia del gruppo De Agostini di coordinare tutta una serie di interventi che venivano fatti, per così dire, a pioggia, cioè interventi senza particolari indirizzi, e che quindi, come tutti questi interventi, servono nell'immediato, ma poi purtroppo sono dei palliativi per certe situazioni di grave disagio. Quindi abbiamo creato la fondazione e nel corso dei 7 anni abbiamo finanziato una settantina di progetti. Diciamo che l'ambito in cui la fondazione agisce è soprattutto il sociale, soprattutto in questo periodo, direi, anche se nelle sue mission c'è anche la ricerca medica e la formazione. Nell'ambito del sociale, la mission iniziale era quella di aiutare il disagio giovanile e i portatori di handicap. È chiaro che in quest'ultimo periodo stiamo affrontando tante altre cose, come da un lato le catastrofi naturali su cui abbiamo dovuto intervenire, voluto intervenire, parlo dello tsunami di Haiti, del terremoto dell'Aquila. Dall'altra parte stiamo fronteggiando questo soprattutto su Novara, perché noi abbiamo le nostre radici a Novara, quindi circa la metà delle nostre iniziative è sul territorio di Novara, delle emergenze come l'emergenza lavoro, emergenza abitativa, le mense che si stanno, le mense dei poveri che una volta erano frequentate soprattutto dagli extracomunitari, che oggi invece sono frequentate per circa il 50%, ci risulta, da italiani. Queste sono emergenze, e questo, ecco, forse è uno spunto, perché su queste emergenze il calcolo del valore, dell'impatto, non è così semplice.
Il problema è che queste emergenze non, forse non sono più tanto emergenze, ma sono un qualcosa di continuativo, e quindi questo secondo me è un tema che forse potrebbe essere affrontato, perché finché è emergenza si dà un contributo, le persone vanno alla mensa, mangiano, poi però la cosa finisce lì. La nostra fondazione, come suo programma, ha quello di finanziare dei progetti che dimostrino prima di tutto la validità del progetto, la validità delle persone che porteranno avanti il progetto e sicuramente l'autosostenibilità nel tempo. Quindi c'è da parte della nostra fondazione, noi abbiamo una struttura ridotta all'osso, nel senso che oltre a me, che ho solo l'onore di fare il presidente, l'onere è quasi tutto sulle spalle del segretario generale, che è Chiara Boroli, e della sua assistente, quindi abbiamo privilegiato una struttura veramente minimale per poter dedicare tutte le possibilità economiche che ci vengono date dal gruppo ai progetti e alle iniziative. Un altro caso che mi stuzzicava, sempre sul discorso del valore, l'impatto sociale, è un intervento che abbiamo fatto all'Aquila, anche perché è un caso, è un aneddoto che però appunto mi... Noi abbiamo subito dopo il terremoto costruito 10 casette prefabbricate all'Aquila, in un paesino vicino all'Aquila, e sicuramente la valutazione dell'impatto sociale sarebbe stata molto semplice. Cosa è successo? Le case sono venute pronte a ottobre, quindi prima dell'inverno, che notoriamente in quelle zone è molto rigido. Peccato che le famiglie assegnatarie di queste casette abbiano preferito restare negli alberghi della costa Pescara, eccetera, eccetera, e quindi le casette sono rimaste vuote per alcuni mesi. Quindi il valore, la valutazione di questo progetto è difficilmente valutabile, se non poi a regime. Però questo per dire che purtroppo non sempre è facilissimo conteggiare e giudicare l'impatto sociale che le iniziative hanno. L'altra cosa fondamentale per la nostra fondazione, uno dei temi sollecitati dal nostro moderatore, è quello della collaborazione orizzontale. Per noi è fin dall'inizio stata una delle attu principali, perché appena nati ed essendo anche assolutamente inesperti in questo settore, ci siamo affidati alla collaborazione con altre fondazioni, con altri enti, e da qui nasce uno dei primissimi progetti che la nostra fondazione ha approvato, è stata la collaborazione con la Fondazione Magnoni, che devo dire è stata esemplare per quello che noi volevamo fare, ovvero dei progetti validi, dei progetti autosostenibili, direi quasi imprenditoriali, e replicabili in altre zone, come si è dimostrato e si sta dimostrando anche con la Fondazione con il Sud. Un'altra collaborazione validissima che abbiamo avuto e stiamo avendo in varie iniziative è quella con la Cariplo, che devo dire soprattutto sul territorio novarese, ma anche in altre situazioni a Milano, ci ha consentito di portare avanti dei progetti che da soli la nostra fondazione non avrebbe potuto portare avanti, perché è chiaro che le risorse sono quelle che sono, è chiaro che essendo insieme ad altri è tutto più facile, si riesce ad arrivare a finanziare dei progetti più importanti. Quindi credo che quella della collaborazione con le fondazioni resta una delle nostre forze, perché ripeto, la collaborazione fra più soggetti è ovvio che porti a più possibilità di finanziare dei progetti importanti. Quindi ben vengano questi progetti. Sulla palestra ad esempio credo che sicuramente
valuteremo con attenzione, credo seguiremo come abbiamo fatto sui campetti, perché ritengo che questa formula, che è analoga a quella dei campetti, penso che possa essere veramente un successo per tutti, ma soprattutto per chi ne beneficerà. Grazie. Grazie. Grazie a Roberto Drago. Sicuramente il tema che lui ha sottolineato, quello della valutazione dell'impatto nelle situazioni di emergenza, è un tema interessante, guardo Claudio, perché ovviamente sono situazioni in cui, vabbè, ovviamente il dato alla trasparenza, alla accountability dovrebbe essere, perché quasi mai lo è, ma è essenziale, ma anche l'impatto sociale diventa fondamentale. E Giuseppe Guzzetti, presidente Fondazione Cariplo e anche presidente dell'ACRI, non ACRI, per me può dire quello che vuole, nel senso che no, è tale l'esperienza e il, diciamo, tutto ciò che è stato, no, voglio dire, al di là dei temi, può anche reagire alle cose dette. Insomma, la Fondazione Cariplo ha elaborato sistemi di accountability, sistemi di monitoraggio, a cui, diciamo, tutti, credo, noi a questo tavolo e non solo in questo paese guardiamo, quindi credo che il suo contributo possa essere prezioso, qualsiasi sottolineatura faccia rispetto alle mail che ci siamo scambiate. Grazie, io ringrazio naturalmente per questo invito, e siccome ci hai detto che alle 12:15 dobbiamo sombrare l'aula, cercherò di dire poco e confusamente. Intanto esprimo un apprezzamento non formale a questa ricerca e questo impegno che continuerà dopo l'incontro di quest'oggi. Come ha ricordato il moderatore, noi da alcuni anni abbiamo un settore della noi siamo una fondazione esclusivamente erogativa, quindi non gestiamo in proprio nessuna attività nei quattro settori dei servizi alla persona, arte, cultura, ricerca e ambiente. Siamo quindi una fondazione che sostiene buone pratiche, buone iniziative che vengono proposte da altri soggetti. O elaboriamo dei progetti che però realizziamo sempre con altri soggetti, ovviamente con la Fondazione Cariplo che partecipa, controlla, verifica lo stato di avanzamento di questi progetti. C'è un apprezzamento non formale a questo impegno, a questa ricerca, a questa cattedra che la Bocconi ha destinato per questa valutazione. Noi sono, è da alcuni anni che abbiamo un ufficio che è dedicato alla valutazione dell'esito dei nostri progetti e dei nostri bandi, vedere qual è stato il risultato dell'inserimento lavorativo dei disabili, oppure abbiamo questo progetto molto importante, complicato e costoso, che è lavoro e psiche, cioè una risposta alla malattia psichiatrica nella nostra regione con l'inserimento lavorativo di queste persone. Quindi la valutazione dell'esito di questi interventi e soprattutto degli impatti sociali, come voi capite, è determinante sia per valutare in sé quali sono i buoni risultati che bandi e progetti realizzano, ma è anche molto importante per decidere poi l'attività, io parlo della Fondazione Cariplo, che se in una certa iniziativa l'impatto sociale è zero, meno di zero, si abbandona e si fanno altre cose, o si accentua in alcune direzioni l'impegno su questi impatti sociali sono importanti. Quindi l'apprezzamento è, ho detto, non formale, e certamente noi utilizzeremo i risultati di queste ricerche e di queste iniziative perché ci consentono di meglio operare in questo settore che è molto difficile e come dire, è complicato, perché è facile valutare quanti disabili abbiamo inserito attraverso i nostri bandi sul territorio di nostra competenza. È un po' più complicato verificare qual è stata la qualità di questo inserimento, la permanenza del risultato, come altri hanno già detto, quando è venuto meno il nostro contributo.
Detto questo, vorrei, se riesco veramente rapidamente, toccare un tema e dare un'informativa su uno degli elementi che è fondamentale, anche questa mattina è stato più volte citato, che è questo della trasparenza, della presa di responsabilità, dell'accountability, che è un tema che è oggetto di molte polemiche nei confronti delle fondazioni, anche da professori di questo Ateneo. Le fondazioni sono autoreferenziali, le fondazioni sono un luogo oscuro dove non si sa chi decide, come decide, che cosa fa. Le fondazioni, un professore di questa università ha detto, hanno uno statuto così combinato per cui il presidente lo può manipolare in tutti i modi per piegarlo alle sue scelte. Queste cose sono state scritte su un giornale economico, quindi non sono elementi come dire, di polemica a questo incontro, che invece è un incontro molto costruttivo e positivo. Allora l'occasione e anche la presenza così numerosa è, a mio avviso, propizio per fornire non valutazioni, opinioni, no, fornire dati su questo tema della trasparenza che poi è strettamente legato al tema della valutazione. Io vorrei parlare di quattro trasparenze: la trasparenza in entrata, la trasparenza in uscita, la trasparenza sulla gestione